Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Netto Muscolo di Roccella. Per la sesta giornata del girone interno si affronteranno il Roccella di Francesco Galati e il San... Fischia l'arbitro e inizia la gara. Il Savoia subito in avanti, perde il pallone, poi lo recupera, entra in aria, c'è un bel gran tiro da parte. Basso e c'è il gol del Roccella, l'avversario, c'è questo tiro da parte, poi c'è questo tiro, tirone, poi c'è questo tiro dalla distanza. Lovecco, attenzione, corso al centro, la spinge la difesa del Savoia, poi c'è questo tiro molto bello, poi va al rinvio, scuffia, c'è questa azione e c'è un salvataggio. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, ci va di riposo. Roccella splendido in questi primi 45 minuti e un Savoia che dimostra abilmente di saperci stare in campo con ottime indie. Tutto pronto, inizia il secondo tempo. Per ammonire l'avversario del Roccella, naturalmente rosso al centro e poi c'è questo tiro e a mandare in angolo il pallone. In questo istante l'arbitro fischia la fine, è stata una bella partita, Roccella ha giocato molto bene, anche il Savoia dimostra di essere una squadra degna di meritare al secondo posto della classifica. Signore e signori, speriamo bene per il futuro. Buon pomeriggio dallo stadio Netto Muscolo. Grazie, è da lodare anche perché avete bloccato la vice capolista. Sono d'accordissimo, è un'analisi precisa che hai fatto. Sono d'accordissimo su tutti i punti di vista, perché oggi è stato un bel primo tempo del Roccella, visto un Savoia ben messo in campo a confronto all'andata. C'è stata una partita veramente meravigliosa, la seconda partita che vedo che le due squadre si stanno da fare per vincere
per portare i tre punti a casa, ed è stata una grande partita. Rocella sta continuando quel gioco che sta facendo dall'inizio quasi del campionato, però purtroppo momenti sfortunati, un po' momenti non sappiamo come quanto che sta facendo. La classifica ancora, siamo terzultimi, però le speranze ci sono, col gioco che stiamo facendo le speranze ancora ci sono. La speranza per me è l'ultima a morire, quella che è. Però abbiamo visto due belle squadre in campo. Presidente, la classifica resta comunque preoccupante perché attualmente Rocella è terz'ultimo a 19 punti, ma si vedono comunque dei segnali di crescita rispetto al 2019. Ne avevamo parlato spesso con il direttore Curtale nelle precedenti partite. È mancata soprattutto un po' la fortuna al Rocella con Nola e contro il Giuliano. Che cosa avete detto ai ragazzi dopo l'ultima partita persa al 47esimo della ripresa? Guarda, la cosa che io ho detto ai ragazzi il martedì, quando siamo rientrati dalla sconfitta incredibile, una sconfitta che non te lo potevi mai aspettare, prima di tutto ho dato i complimenti, perché hanno fatto una buona prestazione. Poi di cercare di stare attenti agli errori, perché non è inutile andare a sgridare una squadra che sta giocando, sta facendo il suo gioco. Abbiamo dato delle direttive, noi societarie abbiamo dato delle direttive per non fare errori e per non commettere errori, perché compromettono il campionato, perché ora siamo nel momento delicato del campionato dove noi dobbiamo assolutamente concentrarci e iniziare a fare quei punti pure fuori casa che servono. Oggi abbiamo messo la classifica, però credo che qualche cosa in più meritavamo, a prescindere, ti ripeto, ho visto un'altra bella partita oggi, un Savoia ha messo bene in campo pure. Ecco, ha detto momento delicato del campionato, siamo nella fase cruciale della stagione, è una gara da dentro fuori secondo lei la prossima contro la Cireale? No, ancora dentro fuori no, ancora ci vuole un mese per essere dentro fuori, perché ancora le squadre, gli scontri diretti li dobbiamo avere in casa, abbiamo qualche partita in più in casa da fare, ce la dobbiamo giocare, però a Cireale è un'altra squadra che andiamo a incontrare abbastanza forte. Noi con i forti, grazie a Dio, stiamo facendo delle buone prestazioni, dei buoni risultati, perché abbiamo vinto con la Cireale, abbiamo pareggiato oggi col Savoia, stavamo facendo pure un'impresa a Palermo che stavamo pareggiando, poi quelle altre due sconfitte, quindi perciò la nostra classifica è molto bugiarda, che è questa che è reale. Ma però lotteremo convinti, io sono convinto che riusciremo in un modo o nell'altro, si riuscirà. Io sono più convinto che riusciremo direttamente, però aspettiamo, ancora presto. Ecco, lei ha parlato anche del Palermo, da presidente e da sportivo, quale squadra l'ha colpita di più tra Palermo e Savoia, tra andata e ritorno? Allora, il Savoia, sia il Palermo che il Savoia all'andata, non ho visto due squadre molto che potevano competere tra di loro. Il ritorno abbiamo già incontrato il Palermo, oggi il Savoia, ti ripeto, sono due squadre veramente che se la possono giocare fino alla fine, però questi 5 punti di differenza per il momento, perché ancora la partita a Cittanova non è finita, questi 5 punti di differenza fanno una bella differenza, perché il Palermo ha quel vantaggio molto, che è importante in più. Per un errore dell'attaccante, ecco, la scelta di Galati forse per motivare di più il giocatore? No, scelta tecnica, non scelta di punizione. Il rigore a Palermo l'ha sbagliato, ma non dobbiamo dare la croce addosso al giocatore. I rigori si possono sbagliare, nella storia lo hanno dimostrato gente come Baggio e altri grandi giocatori. Oggi il mister aveva deciso di giocare con una punta affiancato da Kik, quindi la scelta è ricaduta su Perkovic, quindi nessuna scelta punitiva, solo una scelta tecnica. Oggi, al di là delle tre sconfitte immeritate contro Giuliano, Nola e Palermo, anche perché Rocella ha sempre giocato a calcio,
Oggi, come ho detto pure il presidente Misiti, siete riusciti a bloccare il Savoia, ma più che bloccarlo potevate pure vincere la gara, visto che le palle gol più nitide le avete avute voi. Allora, io dico una cosa, il Savoia è un'ottima squadra, non la scopro certamente io, sicuramente insieme al Palermo ormai si giocheranno questo campionato, hanno giocatori forti sia tecnicamente che fisicamente, ma se oggi dico che potevamo vincere non penso che dico qualcosa di non vero. È stata una bella partita perché è stata una partita abbastanza aperta, ci sono state parecchie occasioni, bisogna dire che probabilmente nel computo totale delle occasioni Roccella ha avuto qualcosa in più. Sapevamo che era una partita difficilissima contro un'ottima squadra, non a caso il Savoia è secondo e fino alla fine si giocherà il campionato con il Palermo, però oggi siamo stati autori di un'ottima prestazione. La cosa non mi sorprende perché non voglio essere presuntuoso, penso che il Roccella sia una delle migliori squadre che esprima calcio in questa categoria. Sicuramente la classifica dice altro per quanto riguarda i punti, però per espressione di calcio giocato, ripeto, la squadra di Ciccio Galati è una delle migliori della categoria. Sicuramente venire a tre sconfitte consecutive, poi che sconfitte, perché ci sono sconfitte e sconfitte. Noi le ultime due giornate al 90esimo vincevamo 1-0 e ci siamo ritrovati al 94esimo a perdere le partite, sempre con ottime prestazioni. Oggi abbiamo confermato questo trend di giocare bene a calcio, di giocare palla a terra. Siamo stati, tra virgolette, sembra un controsenso, più fortunati, perché quando è arrivato il 90esimo l'arbitro ha dato il recupero, io mi sono messo a sorridere perché sapevo che entravamo non in zona Cesarini ma in zona Roccella, e quindi visto le ultime due partite poteva accadere di tutto. Quindi ripeto, prendo questo pareggio soddisfatto a metà, ma non per presunzione, perché penso che per le occasioni avute, ripeto, forse avremmo meritato qualcosa in più. Ci teniamo stretto questo pareggio contro una signora squadra e dobbiamo pensare da martedì in poi un'altra trasferta difficilissima come il Cireale. Ecco, io riprendo in parte le domande precedenti, le chiedo se è soddisfatto di questa partita, anche se in parte ne ha già risposto, e poi le volevo chiedere della prova di Acicco, perché ha fatto un'ottima partita nel primo tempo, si è mosso molto bene, ha cercato l'intesa con Perkovic, abbiamo visto che i due si trovavano molto bene anche a Giuliano. Acicco ha segnato anche un grandissimo gol, e forse è stata un po' sorprendente la scelta di Galati di toglierlo a partita in corso, guarda caso poi Roccella dall'uscita in campo del marocchino Acicco è crollato fisicamente e non è più riuscito a tenere un pallone nella metà campo avversario. Sì, no, voglio dire che il ragazzo comunque aveva già in due momenti diversi negli ultimi minuti chiesto al mister il cambio, perché fisicamente non era al massimo, pure perché dobbiamo ricordare che il ragazzo è da 2 mesi e mezzo che era fermo. Quando è venuto qua da noi 15 giorni fa aveva un fermo di quasi 1 mese e mezzo per quanto riguarda le partite giocate. Sappiamo che è un ottimo giocatore, un 2000, per questo lo abbiamo voluto qua a Roccella, ci può dare una grossa mano, come naturalmente tutta la squadra si è messa in condizioni di giocare e di esprimersi per i valori che hanno. Ripeto, a me il Roccella oggi è piaciuto, ma non solo oggi, penso che in questa oltre metà di campionato penso che Roccella in pochissime, sottolineo pochissime partite, non abbia espresso un ottimo calcio. Sicuramente abbiamo abbastanza la dea bendata, sicuramente deve ritornarci parecchio, speriamo che lo faccia il prima possibile, perché le giornate passano, partite sono sempre meno, e quindi devi per forza risalire la china per cercare di uscire fuori. Io ripeto, io sono convinto, lo so che mi prenderanno per pazzo, che Roccella si possa salvare direttamente uscendo fuori dai play-out. Non sarà facile, ci mancherebbe. Però io sono convinto che i ragazzi, continuando su questa strada, possono uscire fuori dalla zona
play-out il più presto possibile. Domanda che riguarda l'attacco, Perkovic ha superato i Coris nelle gerarchie secondo lei? No, non ci sono gerarchie prestabilite. Noi avevamo avuto nel girone di andata qualche problemino in attacco, siamo intervenuti per quello che potevamo sulla linea appunto d'attacco, siamo andati a prendere sia Perkovic, sia Coris, sia Cic perché tutte e tre ci potessero dare una mano. Sono giocatori che possono giocare insieme, come è capitato, e altre volte gioca uno, non gioca l'altro. L'importante è che siano a disposizione del mister e che, come dimostrano ogni domenica, chi gioca dia il 110%. Il presidente prima è stato abbastanza ottimista, ha detto che la prossima gara contro la Cereale non è una gara da dentro fuori, anche perché le altre stanno comunque viaggiando e anche spedite. Lei che cosa ne pensa? No, a questo punto del campionato sono tutte gare da dentro o fuori, perché mancano sempre meno partite, ci sono pochissimi margini d'errore, quindi ormai ogni partita diventa una finalissima. Noi dobbiamo essere coscienti che ce la possiamo giocare con tutti, come abbiamo dimostrato con le prime della classe, con Palermo, Savoia e altre che stazionano dall'inizio del campionato nei piani alti. Dobbiamo essere convinti e naturalmente dobbiamo, a questa convinzione dobbiamo unire i risultati, perché se poi giochiamo partite come contro il Nola in casa o a Giuliano, dove penso che se avessimo vinto nessuno poteva gridare allo scandalo, e poi prendi due gol nei recuperi, sicuramente tutto diventa più difficile. Io ripeto, io sono convinto che questa è una squadra che se la può giocare con tutti, ma deve dimostrare sul campo di fare risultato, perché oggi pure una partita dove abbiamo avuto le occasioni, siamo stati noi non bravi a sfruttarle o bravi gli avversari a non farci realizzare la rete, però sicuramente abbiamo preso un pareggio che è importante, però a questo punto del campionato anche i pareggi diventano una mezza sconfitta, quindi dobbiamo essere bravi e cercare di fare possibilmente almeno 3-4 risultati di fila con vittorie per uscire fuori, altrimenti, come dicevi tu, gli altri dietro di noi pure davanti di noi corrono e noi andiamo un passo un po' lento. Ecco, un'ultima cosa prima di chiudere, penso sia doverosa anche una menzione alla difesa del Roccella, che anche quest'oggi non ha preso gol, due momenti di sbandamento contro Nola e Giuliano nel recupero. Questa difesa porta il nome di Andrea Coluccio, che appena è tornato ha sistemato e ha dato un'impronta decisiva alla fase difensiva del Roccella. Ma noi Andrea Coluccio lo abbiamo voluto insieme al mister perché è stato con noi, come sapete, già nell'anno del campionato di eccellenza che abbiamo vinto, poi lo abbiamo confermato pure nei 3 anni quando c'ero io in Serie D, e quest'anno lo abbiamo richiamato perché ci desse insieme a Coris una mano, visto che sono giocatori esperti e che conoscono noi conosciamo loro e conoscono pure come gioca mister Galati. Andrea Coluccio sicuramente dà qualità, oltre che quantità ed esperienza alla difesa. Voglio ricordare che questa è una, nonostante la classifica, è una delle migliori difese del campionato. Nelle ultime due partite c'è stato lo sbandamento oltre il 90esimo, dobbiamo pensare che sia, come io credo, episodi che possono accadere, ma sicuramente queste due partite non hanno sminuito il valore di questi ragazzi che stanno come reparto aiutati da tutta la squadra, perché non sei una delle migliori difese se nell'attacco e nel centrocampo fanno il loro. Siccome tutta la squadra si sta comportando bene, a me fa piacere menzionare tutta la difesa che si sta comportando davvero egregiamente. Sì mister, io le chiedo subito cosa ne pensa di questo pareggio, se è un punto guadagnato o se sono due punti persi. Seconda cosa le chiedo, come ha visto la squadra nella ripresa, se l'ha vista un po' più attenta in fase difensiva o se si aspettava di qualcosa di più, specialmente dagli uomini d'attacco? Ma abbiamo fatto in modo di, dall'inizio secondo me, di prendere il pallino del gioco, purtroppo non c'erano spazi, a prescindere dal fatto che comunque devo fare i complimenti a Roccella che è ben allenata, e allo stesso tempo abbiamo fatto in modo, secondo me, di forse o la frenesia o allo stesso tempo un tempo in più nel passaggio che ritardavamo per cercare la profondità.
abbiamo avuto quelle poche situazioni che abbiamo avuto, dovevamo cercare di sfruttarla nel migliore modo. È anche vero che bisogna fare i complimenti alla squadra avversaria perché comunque era ben messa in campo. Ecco, risultati dagli altri campi, il Palermo ha vinto poi nel finale 4-2, c'è la vittoria momentanea della Cittanovese per 2-1, poi il Palermo ha giocatori fortissimi davanti e la partita è stata completamente ribaltata. Cosa ne pensa di questo risultato e il Savoia ancora ci crede? Ho sempre detto che dobbiamo pensare a noi, ovviamente sicuramente oggi dobbiamo fare mea culpa in merito a quello che possono essere state alcune situazioni della partita. Sapevamo e sappiamo che abbiamo un margine di errore che è limitatissimo, quindi oggi è andata così, dobbiamo fare in modo di non sbagliare niente e continueremo a pensarla così fino a che non ci sarà una distanza tale che uno possa dire non ce la fai. A oggi questo discorso non c'è e dobbiamo fare in modo di continuare a pedalare. Mister, nel primo tempo il Palermo perdeva, quindi tutti in tribuna ci aspettavamo un secondo tempo da parte della sua squadra più aggressivo, invece forse c'è stato l'effetto contrario. Credo che sicuramente il fatto di andare ad attaccare una squadra che ci ha tolto tutti gli spazi non era assolutamente facile, poi erano anche molto bravi allo stesso tempo a cercare di ripartire, l'hanno fatto anche molto bene. Noi sicuramente, ripeto, potevamo e dovevamo fare in modo che i primi 45 minuti di essere un po' più rapidi, poi dopo il secondo tempo abbiamo provato a velocizzare anche la manovra, però alla fine penso che Roccella si sia difeso bene. Le faccio l'ultima domanda, solamente per una curiosità, le chiedo se il Roccella è stata la squadra che l'ha messa più in difficoltà tra andata e ritorno, almeno per quanto riguarda la copertura degli spazi e le occasioni concesse. Ma ha avuto sempre, ripeto, Francesco lo conosco da tanti anni, ha avuto sempre un equilibrio molto importante e non credo che solo contro di noi abbia fatto delle belle gare, ne ha fatte tante di belle gare che poi dopo le ha perse. Però credo che oggi sicuramente noi potevamo e dovevamo fare di più, quello senz'altro, e allo stesso tempo però dobbiamo anche dare dei meriti alla squadra avversaria perché ovviamente ci sono anche gli avversari. Grazie a tutti. Arrivederci.